Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato ai libri da colorare per adulti. Siccome, come ben sappiamo, siamo tutti a casa e ci sono anche persone che magari fanno un po' fatica a trovare qualche attività che potrebbe essere rilassante e divertente, ho pensato di parlarvi di questi miei libretti da colorare perché la ritengo un'attività veramente divertente, rilassante, che vi fa passare un sacco di tempo. Quindi una fetta del vostro tempo potrebbe essere impiegato anche in questo modo. Prima di tutto vi faccio vedere i miei colori. Io li tengo in questa scatola di latta, sono colori Giotto e sono semplicissime matite colorate che non hanno niente di particolare, sono anche molto economiche, quindi insomma niente di sofisticato, però volevo farvele vedere. Vi lascio magari giù in info box il link per poter acquistare su Amazon diverse tipologie di matite. Ma al di là di questo, il primo che vi faccio vedere è questo che vi mostro nell'immagine. Io ce l'ho anche qui in casa, solo che l'ho dimenticato dentro lo zaino e adesso lo zaino è nell'armadio, però è in alto, quindi è un po' difficile recuperarlo. E per fare il video ho pensato di farvi vedere solo l'immagine. Comunque, animali fantastici e all'interno ci sono tutta una serie di animali molto particolari che si possono colorare sia a tinta unita sia in vari colori diversi, quindi insomma è molto molto carino e ci sono questi animali davvero particolari che mi sono veramente piaciuti. Tra l'altro è un regalo che mi aveva fatto mio cugino, mi sembra un paio di Natali fa. Comunque, insomma, questo è uno dei miei libri. Poi ho questo libretto che è veramente sottilissimo e piccolissimo, si chiama Time Travel e l'avevo trovato su AliExpress. Questo riprende un po' tutti i temi dei viaggi, le città, quindi ci sono delle cose di questo genere. Vi faccio vedere questo che avevo già iniziato a colorare. Vedete, è una città, praticamente è una bambina, non so se riuscite a vederlo qua, che osserva dall'alto i tetti della città e io avevo già iniziato. Poi ci sono anche tantissime altre figure, ad esempio c'è questa, così, che è da colorare. Questo è incompleto come la maggior parte dei miei libri perché è un'attività che svolgo ogni tanto, non ho il tempo di farlo sempre, quindi piano piano mi coloro qualcosa, magari a colorarne uno ci metto anche più di un giorno, quindi insomma è un'attività lenta, ma proprio per questo mi rilassa perché nessuno mi obbliga a farlo di corsa. Comunque questo è veramente carino. Poi anche questo l'avevo trovato su AliExpress ed è dedicato alla foresta incantata. Il titolo è Foresta incantata e all'interno ci sono tutti i temi che possono riguardare una foresta incantata. Quindi un coniglio, poi ci sono questi mandala con i fiori fatti in questo modo, vedete fatto così. Poi c'è un baule di frutta, vedete un altro mandala. Questo non l'ho ancora cominciato, è ancora tutto bianco. Questo mi piace tantissimo perché ci sono dei gatti, gatti creativi. Anche questo non l'ho ancora iniziato, è tutto da colorare. È fatto così, ci sono dei gatti fatti in questo modo che ricordano un po' i tarocchi. Vedete che ricorda un po' la carta dei tarocchi. Infatti mi era piaciuto, mi aveva colpito. Ovviamente lo ricorda vagamente, non sto dicendo che sono i tarocchi, però mi ricordava un po', la carta dei tarocchi, non so perché. Poi ci sono queste figure qua. Poi qua in copertina c'è il classico gatto che dorme sulla poltrona, quindi insomma anche questo è davvero carino. Poi un altro libretto è questo che trovate da Tiger praticamente sempre, perché in tutte le collezioni di Tiger di solito ci sono i libretti con i mandala. Questi li avevo anche colorati quasi tutti. Questo, ad esempio, è il mandala che avevo utilizzato per fare il tappeto del mondo. Se non sapete cos'è il tappeto del mondo, vi lascio giù in info box il video in cui ne avevo parlato. Comunque, questo è un libretto davvero facilissimo da recuperare proprio perché da Tiger si trova sempre. Ci sono una serie di mandala diversi, non li ho colorati tutti, però ne ho colorati un bel po'. Poi, sempre da Tiger, avevo preso un libretto un po' più semplice, diciamo così, che forse è per bambini, però io me ne sono fregata e me lo sono comprato lo stesso, perché vedete che le immagini sono sicuramente più semplici da colorare. Ci sono questi dolcetti,
frutti. Insomma, questo va benissimo per passare il tempo, magari se avete dei figli, se avete dei bambini o anche semplicemente se come me siete degli appassionati di libretti da colorare, quindi qualsiasi genere poi alla fine va bene. Questo non l'ho colorato, però questo è a tema esotico, diciamo così. Infatti l'avevo comprato in estate. Ci sono le spiagge, c'è il bambino con il gelato, ci sono gli animali estivi, insomma, di quel genere lì. Poi ancora un altro di Tiger, sempre con i mandala, questo invece non l'ho iniziato, quindi sono tutti mandala ancora in bianco e nero, però anche questi, vedete dietro poi ci sono tutti i generi di mandala, questi sono libretti che costano poco, facili da recuperare e che sicuramente vi fanno passare un po' di tempo. Poi, sempre di Tiger, perché comunque ne ho un po' di Tiger, questo è tutto dedicato al Natale. Quindi io questo l'avevo comprato proprio nel periodo di Natale e avevo cominciato a colorare qualcosa mettendomi lì con l'albero di Natale acceso, con un po' di musica di sottofondo per rilassarmi magari dopo cena. Vi faccio vedere anche qualche immagine in bianco e nero, ecco qua. E questo credo che sotto Natale sia assolutamente reperibile. Poi, ultimo libretto di Tiger, poi passiamo ad un altro genere, questo che avevo trovato, mi sembra, d'estate, anche questo. Ci sono delle figure così, decisamente più semplici rispetto a quelle di prima, però anche in questo caso io me ne sono fregata, ho visto che mi piaceva questo libretto e l'ho comprato, anche se magari non è proprio per adulti. Adesso però vi faccio vedere tre riviste da colorare che sono invece pensate per adulti. Questo è Color Relax, l'avevo trovato in edicola per caso ed è proprio Vinci lo stress colorando ed è praticamente divisa in quattro sezioni perché all'interno c'è la parte dedicata ai fiori. Questa, vedete, una parte l'ho colorata, una parte no. Poi c'è questa parte degli animali, dei mandala, delle cose di questo genere. Ve ne faccio vedere magari due così, vedete, sono questi. Poi c'è tutta una parte dedicata al mare, vedete qua ci sono dei pesci, comunque dei personaggi marini. E questa è veramente molto ben fatta, ci sono un sacco di cose, vedete dietro, potete farvi un'idea. Altre due riviste che sono molto simili sono queste Mandala Therapy di Risa Scienze. Questo ha degli animali, infatti vedete che colora i mandala degli animali, ve ne faccio vedere uno, poi ovviamente all'interno ci sono tutti i significati dei colori, i significati dei vari mandala. Ad esempio questo delfino, prendo tutto troppo sul serio, io li avevo colorati un pochino tutti al di là del significato, diciamo, perché mi piaceva proprio l'idea di colorare. Comunque qua ce ne sono veramente tanti e li avevo fatti anche quasi tutti. Qua c'è questa lumaca fatta così. Insomma, questa è un'attività che comunque è molto divertente. Questo è molto simile, sono dei mandala più classici in questo caso. Di questi ne avevo colorati meno, però insomma anche questa rivista è molto carina. Poi vi faccio vedere questo libretto piccolo e sottile che è tutto dedicato alla favola della Bella e la Bestia. Anche questo l'ho trovato su AliExpress. Ci sono proprio tutte le immagini che riportano alla favola della Bella e la Bestia. Eccolo qua, quindi anche questo veramente molto carino. E come ultimo questo dedicato ai mostri di Halloween, quindi anche questo è molto divertente. Questo l'avevo preso perché era ironico, mi piaceva proprio l'ironia di questi disegni. Questi sono tutti i miei libri da colorare, sia per adulti sia per bambini, perché poi alla fine io diciamo che vado un po' a sensazione, quello che mi piace compro. Fatemi sapere nei commenti se anche voi colorate. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.